Il TG6 ha vinto per il sesto anno consecutivo il premio Simpatia Abruzzo 2018 come miglior telegiornale regionale. La cerimonia di premiazione, presentata dai giornalisti Pino ed Elena Costa, si è svolta al Teatro del Mare di Montesilvano. A ritirare il premio, che si avvale dell'alto patrocinio della Regione Abruzzo, della provincia di Pescara, il comune di Montesilvano, ente camerale Chieti Pescara, Fondazione Pescara Abruzzo, Associazione Culturale Sandro Pertini e Associazione Editori Abruzzesi, sono stati il direttore responsabile di TV6 e Telemolise, Manuela Petescia, che firma tutte le testate del gruppo editoriale che fa capo a Quintino Pallante, il direttore di rete Mauro Di Pietro e, in rappresentanza della redazione, il giornalista Jacopo Forcella. Manuela Petescia e Mauro Di Pietro hanno ricordato il ruolo prezioso che le televisioni locali, con la loro affidabilità e la loro conoscenza del territorio, sono chiamate a svolgere nei propri bacini di appartenenza. Questo non può che farci piacere, perché premia lo sforzo che ogni giorno facciamo per mettere in onda un programma che vi racconta sostanzialmente. In questa epoca in cui siamo travolti, bombardati dall'informazione falsa, dalle fake news, parlava l'ex sindaco di impostori della politica, siamo bombardati da notizie diffuse dagli impostori della comunicazione. Il gruppo editoriale Pallante risponde con un'informazione seria, puntuale, rigorosa e quotidiana, una bussola per orientarsi. La serietà prima di tutto, sicuramente, di tutto quando la si serietà. Fa informazione. Per TV6 i riconoscimenti non si sono limitati al solo telegiornale, premiata anche la trasmissione Velò, ideata dal patron Luciano Ribottini e condotta da Jacopo Forcella, in onda tutti i giovedì alle 21. La prima trasmissione di ciclismo della TV locale ha trovato così nel premio il riconoscimento per aver portato il ciclismo professionistico e dilettantistico sul piccolo schermo, con una formula vincente che è diventato un appuntamento fisso per appassionati e non. Cerchiamo di dare spazio soprattutto a chi fa tanti sacrifici, come quelli che fanno attività di base, che spesso non hanno la luce dei riflettori, spesso fanno davvero tanta fatica, ma è per fare in modo che nascano atleti, ma prima di tutto degli uomini. In forte crescita dunque il gruppo editoriale Pallante, che allarga i suoi confini regionali e si appresta a diventare il punto mediatico di riferimento di una vasta area geografica che ricomprende il Molise, l'Abruzzo, parte dell'Italia centrale e Roma.